Sì, amici che ci seguite da casa, siamo tornati a Maltignano, un piccolo paesino nei pressi di Cascia, interamente circondato da montagne, e vi assicuro freddo come clima, ma non come gente. E stasera, dopo aver avuto il privilegio di assistere ad un saggio di musica legata allo strumento tradizionale, l'organetto, siamo qui adesso tra danze e maschere in pieno clima carnevalesco. Fratelli e sorelle, soprattutto quelle buone e quelle cattive, che siete confessati per la confessione tutti i giorni, giovedì alle 6, il mercoledì alle 9. Come vedete, le danze e gli scherzi goliardici sono tuttora in corso e noi ne siamo travolti. Maltignano è un paese molto legato alle sue tradizioni, come ad esempio la tradizione delle pasquarelle, Alberto. Allora, la pasquarella è anni che si fanno queste pasquarelle. A quei tempi, che mi ricordo io, ero ragazzino e si cantava dentro le case, dove esisteva molto il saltarello, e c'avevamo Saltella, che era il dio dell'organetto, e tutti noi ragazzi andavamo presso a loro. Poi da Saltella sono nati i Saltellini e tutti gli allievi di Maltignano. E adesso, come vedete, sono numerosissimi questi allievi dell'organetto, perché l'organetto è l'allegria del paese. Ma la segna dell'organetto, l'organetto perché da noi è molto sentita, è la tradizione del paese, e come vedete è stata molto, molto sentita, perché la gente è uscita tutta. È un paese molto allegro e con poco riusciamo a fare cose grandissime, e come vedete l'allegria non ci manca, che la gente partecipi, dei giovani, grandi, anziani, e riusciamo a fare delle feste numerosissime. Abbiamo il carnevale, che siamo famosissimi nel comune di Cascia, nella regione Umbria. Quest'anno andiamo a Sant'Eraclido e forse siamo invitati a Viareggio. Organizzatori, chiediamo come fate in una realtà così piccola ad organizzare feste così sentite, dove tutta la popolazione si unisce, ma si unisce davvero, cosa che nelle grandi metropoli ormai non succede più. Ma questa per noi è una cosa molto naturale, perché noi siamo abituati a essere così naturali. Siamo allegri, ci piace vivere la giornata e ci piace stare insieme. A noi ci basta poco per poter fare una festa. E poi ci sentiamo uno con l'altro e da un giorno all'altro possiamo organizzare qualsiasi cosa. Quali sono questi potenti mezzi che avete per dare? La buona volontà, solo la buona volontà. E tanto il coinvolgimento da parte di tutta la gente del paese, come potete notare, è forte ed è grande.
è preparato. Come vedete, l'unione di questo paese si respira in ogni momento. Le persone sono davvero molto coinvolte e si lasciano trasportare con amicizia, direi fraternità vera e propria. Gruppo, cioè io vabbè ho un ristorante e quindi cuciniamo perché siamo abituati a cucinare per tanta gente, no? Però che c'è da qui, abbiamo la collaborazione di tutto il gruppo qui di Martignano. Per quante persone avete cucinato stasera? 150 persone. Come avete fatto ad organizzare tutta questa serata? Perché noi cioè, siamo abituati a fare le cose, cioè, non è che io faccio qualcosa in più, lei fa di meno, cioè ognuno fa quello che può fare. I piatti nostri sono l'abbacchio, posso dire, le zuppa di farro, la matriciana, e posso fare l'arrosto, cioè tutti i prodotti che si trovano nella zona, non è che facciamo prodotti che vengono da fuori.
Damiano, finalmente ti rincontriamo qui a Maltignano e ti ricordiamo come una giovane promessa della musica, perché suoni l'organetto sin da piccolo. L'organetto è una bellissima cosa che possiamo condividere con tutti gli altri, magari cantando, ballando. Da piccolo suonavo all'inizio con l'organetto finto, un organettino stupido via che mi ha regalato mia nonna, e andavo in giro per i tavolini della pizzeria e suonavo, e tutti col cappellino, il mio zio col cappellino mi portava via pochi spiccioli che mi regalavano la gente, via. Un messaggio che vuoi lanciare agli amici che ci seguono da casa? Se vi volete divertire a Maltignano dovete venire. Piacere di conoscere il campione italiano di organetto del 2014, Andrea Aloisi, un giovanissimo, come potete vedere, che si è appassionato a questo strumento, l'organetto. Da dove nasce questa passione, Andrea? Diciamo che fin da piccolo, insomma, ho iniziato ad amare questo strumento perché è stato sempre presente all'interno delle nostre case, delle nostre famiglie, nella mia zona, e quindi, diciamo, è stato tramandato già da padre in figlio e poi fino ad arrivare, insomma, a me dentro casa ho trovato questo strumento, e poi piano piano, insomma, con la scuola, col passare degli anni, e alla fine un percorso molto lungo, via, che durante gli anni mi ha portato a ottenere importanti risultati, via. Quindi ti sposti e conosci anche nuove realtà? Certo, comunque sempre nella nostra realtà del centro sud Italia, e poi sì, comunque tutti questi paesi dove la tradizione è sentita, è molto forte, e dove la gente ha piacere di ascoltare l'organetto che comunque ha fatto sempre parte delle loro vite. Per quanto concerne l'aspetto più tecnico dello strumento che suoni? Nell'arco degli anni, specialmente in questi ultimi anni, si è evoluto molto sotto l'aspetto tecnico, in quanto prima, diciamo, era molto legato alla musica popolare, prettamente legato quindi a quel tipo di brani e a quel tipo di canzoni, mentre adesso, comunque grazie a maestri che hanno studiato e che hanno comunque applicato le tecniche del pianoforte e della fisarmonica, sono riusciti ad introdurle in questo strumento, appunto l'organetto, e quindi sono riusciti a tirar fuori una tecnica che nel passare, diciamo, del tempo e dello studio diventa sempre più difficile e comunque sempre più bella, sempre più capace di rendere i brani, anche se pur vedendoli magari con uno strumento che può sembrare così apparentemente semplice, invece comunque riesce a fare fuoriuscire dei brani veramente elaborati e difficili, non appunto anche per tutti possibili da suonare. Le danze qui continueranno fino a tarda notte.
Non mi resta che ringraziare il nostro Alessandro Mastrini per le immagini sapientemente girate e montate di questo servizio e darvi appuntamento alla prossima volta. Un bel applauso a tutti i ragazzi.